Eccolo il via di Genoa, Juventus Under 19, 32esima giornata del campionato Primavera 1. C'è una finta, quella di Mecconi, arriva la punizione, la grande parata di Radu che allunga sopra la traversa, tentativo di Paravicini. Palla in area, Bornosuzov tocca fuori per Paravicini, Bornosuzov. Gran gol del numero 9 bulgaro che la incastra all'incrocio dei pali. Siamo sotto, Genoa avanti, 1-0. Palla dentro. Florea raccoglie, lascia Mancini che cerca il sinistro. La palla scende ma non a sufficienza. Perde palla la squadra rosso-blu. E ora opportunità per i tre là davanti di attaccare. La Juve avanza con il sinistro di Florea. Parata in due tempi di Calvani. Guizzo di Andrei Florea. Arboscello imposta, lancia in avanti, chiude Martinez, ma c'è ancora il Genoa. Bornosuzov, la finta di Romano in area. Romano, diagonale velenoso per il raddoppio del Genoa che arriva al 28esimo, anche qui all'improvviso la squadra rosso-blu entra in area e non perdona. Controllo orientato di Romano che salta due uomini, arriva in zona tiro, tocca per Paravicini. Troppo semplice adesso per il Genoa che fa tris con il numero 14, Fabio Paravicini. Recupera palla il Genoa, si sgancia Abdellaoui che guida la transizione, allarga sulla sinistra, può entrare in area Romano per cercare la doppietta. Radu molto bravo ad allungare in corner. Bassino da solo, Hanor non riesce a fare meglio di così. Allora Ngana dentro subito da Savio, se la sposta, Savio! Vola Calvani a respingere, gran parata dal portiere del Genoa, ottima giocata di Savio. Va via Crapisto, arriva il cross in mezzo, Flipper con la palla giocata all'indietro, destro di Gil. Scienza, zona tiro, va col sinistro. Chiede il calcio di rigore la Juventus e lo ottiene. Mani di Pittino, indica il dischetto, l'arbitro di Cicco. Opportunità per la Juve, calcio di rigore, sarà Pugno a battere. Concentrazione di Diego Pugno che parte e segna, spiazzando Calvani, 3-1. Gana, adesso il Genoa a cercare subito di tornare a più 3. Sarpà, rientra a destro che gira il palo. Il numero 37, Scienza, controllo super in area, contatto, spalla contro spalla, poi Anor, arriva Pugno che calcia subito, palla vicino alla bandierina, altro squillo della Juve. Subisce il rientro del Genoa che adesso attacca con Sarpa, inesauribile sull'out Mancino, entra in area, va col sinistro, alto colpo di testa di Gil, palla che torna sul dischetto del rigore, Romano, Radu! Che reazione ancora una volta di Radu. Bene Pugno, Finocchiaro deve calciare, la finta ancora, Finocchiaro vuole andare più avanti, calcia col sinistro, manda largo, c'è stata la deviazione del Genoa, sarà corner fino alla fine, la Juve ci vuole provare. Cala il sipario, fischia tre volte l'arbitro, il Genoa batte la Juventus Under 19, 3-1. Cade la squadra di Montero dopo tre risultati utili consecutivi. Non basta un gran secondo tempo per i bianconeri.